Si è svolta questa mattina la presentazione della candidatura a presidente della provincia di Salerno di Roberto Monaco. All'incontro, tenutosi presso il Salone Bottiglieri della provincia di Salerno, hanno preso parte anche i segretari provinciali, i parlamentari e i dirigenti dei partiti del centrodestra che sostengono in modo unitario la candidatura del sindaco di campagna. È un segnale importante non soltanto per la provincia di Salerno, atteso che è una provincia con oltre 1 milione di abitanti, noi in Italia siamo 60 milioni, quindi quello che accade qua non può essere indifferente né a livello regionale né a livello nazionale. Non era per nulla scontato che il centrodestra in maniera unitaria e condivisa indicasse un candidato, è un buon segnale. Sindaco, da cosa si deve ripartire secondo lei dopo il governo di centrosinistra a Palazzo Sant'Agostino? Dal riguadagnare il ruolo guida al di là della riforma del Rio. Spesso questa cosa della riforma del Rio è diventato un alibi, una sorta di cosa che giustificasse il fatto male, il malfatto, il non fatto per nulla. Al di là della riforma del Rio, la provincia di Salerno deve riguadagnare nei riguardi dei territori il ruolo guida che le compete. Ecco, se dovesse fare, come dire, un appello agli amministratori, ai sindaci, ai consiglieri dei vari comuni della provincia, cosa chiederebbe loro? Io agli amministratori della provincia chiederei una sola cosa: se siete contenti e soddisfatti di questi ultimi 4 anni di attività amministrativa in provincia di Salerno, non guardate a noi, perché noi siamo per dare un forte segnale di discontinuità.